Salve gente, sono Larus, eccomi qui su Europa Universalis 4 con i nostri inglesi. Nell'ultima puntata abbiamo fatto una guerra contro l'Irlanda e l'abbiamo vassallizzata. E abbiamo iniziato però un po' a colonizzare il mondo, abbiamo colonizzato le Azzorre e stiamo colonizzando le Bermuda. E quindi ce la stiamo cavando abbastanza bene, ci stiamo avvicinando verso le Americhe pian piano e questo mi piace tanto. Tanto tanto. Dovrei anche fare un... Sì, qua l'abbiamo già fatto il core. Scherzavo. Bene, ora il mio piano è di prendere Gerusalemme. Prima annettere diplomaticamente la Bretagna. Intanto l'abbiamo quasi fatto in 4 anni. Praticamente è tutto finito. E poi dopo prendiamo Gerusalemme e così possiamo unificare le isole britanniche. Ricordo che non posso formare almeno la Gran Bretagna perché non ho come cultura primaria quella inglese, bensì quella cosmopolitana. È un po' una cosa che non mi piace perché praticamente a me piacerebbe che venisse presa come cultura principale quella inglese, solo che essendo esportato il salvataggio e la nostra cultura principale prima era quella, appunto, francese, siccome eravamo una dinastia francese che regnava in questa zona qui, poi dopo abbiamo preso matrimoni diplomatici, abbiamo preso tutta l'Inghilterra, non potevamo appunto fare un granché e questo mi è dispiaciuto tanto. Quindi, niente, ci dobbiamo tenere queste, non possiamo formare la Gran Bretagna, però siamo sempre in Inghilterra. Massimo con qualche mod forse riesco a formare qualcosa. Abbiamo una crisi politica. Perdiamo un po' di stabilità, dai. Non importa. Ok, la Bavaria ha fatto pace con Fultberg. Ok, non è che interessa così tanto a me. E l'Austria in guerra con l'Ungheria. Tanto, facciamo anche un po' di edifici che ci danno un po' di soldi. Tipo, possiamo fare qui Alloy Repoteux, due Constable. E ok, comunque per le nuove culture sono tentato di convertirle. Però non è che ne sono tanto sicuro, eh. I nobili sono un po' preoccupati. Ah, vabbè, di nuovo al giù di stabilità. E direi di aumentarla appena possiamo. Ok, pesce. E possiamo adesso fare nuove idee di esplorazione. Ah, Justice of Peace, un editto inglese. Praticamente, io non so che cosa sia a livello storico. Potete scrivere nei commenti se lo sapete. E cosa porta? Perdiamo soldi se lo... se facciamo giustiziere di pace. E prendiamo pure un constable a Gros Cherie. Prendiamo meno costi alla stabilità in futuro. Sì, meno costi alla stabilità mi piacciono, anche se perderemo tanta stabilità. Sì, forse i custodi di pace sì, so che cosa sia, sono. Praticamente delle persone che non vengono pagate, che vanno in giro per l'Inghilterra a controllare che le leggi siano rispettate sia dai nobili sia dai plebei, praticamente. Credo, almeno. Non è che ne sono tanto sicuro. Però facciamo che fare così, intanto siamo già a stabilità meno 2. Quindi se andiamo ancora di meno 2, andiamo solo di meno 1. Possiamo poi dopo aumentare. E poi dopo prendiamo meno costi alla stabilità. Andremo sotto, però fino alla fine del gioco avremo meno costi per aumentare la stabilità. Tanto sì, aumentiamo l'esplorazione oltreoceanica. Che mi interessa alquanto. Abbiamo preso un prestito pure. E dovrei aumentare la stabilità. Ecco. Bene. Se no si ribellano troppo. Ok. Aspettiamo, intanto abbiamo troppe reazioni diplomatiche, però non importa che tra pochissimo prenderemo la... non mi ricordo come si chiama.
la Bretagna, e così dopo possiamo... Torniamo al punto di prima, perché non è più considerato una relazione diplomatica avere con un vassallo. La Francia sta diventando potente e a me assolutamente questo non piace. Ah, gli aragonesi stanno attaccando Genova. E Castiglia sta occupando León. E intanto, possiamo fare dei constable? Sì, oppure aspettiamo un po'. No, aspettiamo un po', va. Non ci voglio di spendere subito tanti soldi. E tanti punti, più che altro. I punti mi interessano un po' di più. Abbiamo i soldi per prendere... Ah, uniformi che fanno schifo. Ah già, possiamo anche diminuire un attimo la manutenzione dell'esercito. Possiamo anche prendere un advisor se vogliamo. Io direi prendere un advisor diplomatico. Tu che ci dai un po' più morale alle navi, alla flotta. Possiamo prendere altri advisor, ce li possiamo permettere? Sì che ce li possiamo permettere. Ok. Direi... Questo qua che aumenta il prestigio di uno per anno. Sì, dai, ci serve. Più che altro lo faccio per ottenere più punti monarchia, appunto, non so come si chiamano, punti amministrativi, diplomatici e militari, però più che altro per gli amministrativi e i diplomatici che mi servono molto di più, i militari non è che servono tanto. Tanto qui c'è una guerra tra Austria e Ungheria, i nobili chiedono i vecchi diritti. No, non c'ho voglia di ricevere meno tasse. La Norvegia contro la Svezia? Sì. Perché no? Non ti darò una mano. Però questo ovviamente mi porta a Gerusalemme a essere da sola. In caso se io l'attaccassi. È vero? Sì, mi sa che è così. Sì, perché siccome la Norvegia non ha più un'alleanza, perché molto probabilmente Gerusalemme non ha accettato di entrare in guerra, possiamo effettivamente dichiarare guerra a Gerusalemme e prendercela. L'unica cosa è che dobbiamo aumentare la stabilità, che ce l'abbiamo veramente bassa. E possono scoppiare ribelli dappertutto. Ho ancora bisogno di un mese e poi dopo posso aumentare la stabilità. Ok, via. Ora, fammi vedere. Posso scomunicarti? No. Posso fabbricare una rivendicazione? Sì. Fabbrichiamola su Lothian, perché no? Tanto la Bretagna è quasi annessa totalmente. Manca ancora poco, un anno, quasi. Tanto qui come va il tutto? Ah, state andando molto bene. Siete quasi finito qui di colonizzare. E ok. L'Austria che è invasa dalla Francia. Ok, la colonia è autosufficiente. E possiamo partire per le isole. Io direi Cuba, che è un'isola molto florida. Ha 7 di tasse base ed è tanto. E direi anche pian piano di mandare più persone qui. Colonizza i Caraibi. Sì. Facciamo come missione questa. Più che altro io voglio prendere sia Cuba sia Haiti. Sono le principali isole che voglio prendere nei Caraibi, perché sono molto importanti. Uno per un motivo che questa zona di Cuba e Haiti sono le zone che si ribellano di meno per quanto riguarda gli indipendentisti.
Poi ovviamente se aumenti le tasse al massimo è tutta un'altra cosa. E oltretutto, se hai queste isole qui, poi dopo puoi partire meglio per colonizzare il resto. Quindi voglio prendermi prima tutte le isole, queste qui, dei Caraibi. Poi dopo voglio andare per il mondo. Qua arriverà un nuovo colono tra un bel po', però possiamo già sbarcare, direi. A Havana. È bello che c'è un locale nella mia zona che si chiama Havana. E fa sempre strano quando dice andiamo a Havana. Ok, divago troppo. Lasciamo stare. Serve una mano. Voi tizi. Sì, gli svedesi stanno prendendo un po' il culo. Però c'è la Bretagna. Ok, abbiamo integrato la Bretagna. Molto bene. Vediamo un po' che cosa aveva la Bretagna. Sì, non aveva un granché. Sì, avevo queste navi che unirò a quest'altre da trasporto. E vediamo un po'. Sì, non sforiamo il numero di truppe massime. Sì, ce la stiamo cavando. Queste truppe qui mi sa che me le sono giocate. Perché siccome hanno cambiato fazione, prima erano bretagnone, poi sono diventate mie, hanno perso tutto il loro morale, quindi... Ai, me le sono perse, vabbè. Non erano tante. 5. Ok, abbiamo preso il Casus Belli contro Gerusalemme. Iniziamo a muovere le truppe. Ah, ok. I nativi entrano nelle nostre colonie. Incontrano le nostre colonie. Possiamo fare tre cose principalmente. Allontanare i... come si dice? Savage. Non mi ricordo come si... Savage. Gli nativi alla fine, i barbari. Presentare una proposta commerciale oppure vivi e lascia vivere. Praticamente... È importante perché questo modificherà in futuro la nostra politica di colonizzazione. Se noi facciamo una proposta tipo commerciale, loro vedranno in futuro, inizieranno... Ciao Ivan Kula. Inizieranno a fare commerci, quindi prenderemo più tasse dalle colonie. Se facciamo Repel the Savage, prendiamo più popolazione in base al... da subito così, e la colonia crescerà più velocemente. Però loro faranno più attacchi. Se invece facciamo vivi e lascia vivere, loro faranno meno attacchi e oltretutto tenteranno di assimilarsi ai nostri. Però direi di fare una proposta commerciale, è sempre andato bene. In una partita online che facevo c'era un bug che la proposta commerciale andava avanti all'infinito. Quindi è abbastanza particolare. Potevi fare questo evento all'infinito e prendevi sempre più tasse base quando volevi. Ora c'ho più navi, che ho fatto la missione di creare una grande flotta. Dovrei creare una grande flotta effettivamente. Dovrei puntare più sulla flotta e meno sull'esercito. L'esercito non voglio farlo troppo grande. Non voglio fare idee di quantità. Stiamo qui e iniziamo a portare la flotta già in posizione. Ok, via, dichiariamo guerra. Ah, non ho messo leader. Un attimo solo. Mettiamo un leader nuovo. Leon Larus. Oh, che bel nome. Ok, ora andiamo subito a distruggere l'esercito di questi qui. Oh no. Perché non riesco mai a vincere le battaglie contro loro? Ora però posso
unire i due regni, quello di Irlanda e quello di Inghilterra. Non ancora. E dovrei anche pagare un prestito bancario. Tanto questi qua che tengo nel Munster posso farli tornare indietro. Tanto spostiamo le truppe. E anche le navi. Ok. Andiamo a Londra. Sbarchiamo a Londra, appunto. E poi dopo andiamo con un esercito più compatto a nord. Ho perso la battaglia prima perché credo che loro abbiano più morale. E credo oltretutto che la difesa qui era aumentata perché c'era il fiume e la montagna. Pazzia del nostro generale. Oppure... Oh, pazzia del nostro generale. Possiamo fare... richiedere una guida militare o richiedere una guida amministrativa. Richiedere una guida militare. Perderemo prestigio, però... Vabbè, che possiamo farci? Ora partiamo. Dovremmo vincere questa battaglia. Siamo in molti di più. E siamo inglesi, siamo incazzati. Molto incazzati. Di nuovo attraversamento del fiume. Oi. Cioè, la fortuna aiuta gli audaci. Ma dov'è il fiume, scusate? Ero qui. Qua non c'era nessun fiume. Oh, mi è morto pure il generale. Questo? Ah no, forse ne avevo un altro. Questo qua è l'Arus. Ok, aspettiamo allora. Direi portare anche... Che ci fa l'Osterreich qui? Anche le truppe stanziate in Francia. Ok, salite a bordo, uomini. Ok, ora il mio piano è un altro. Andiamo subito ad assediare tutta la Scozia. In modo che così il nemico sarà co ovviamente costretto a tornare e prendermi tutto. Aumentiamo le tasse. Anzi, quali sono i nostri guadagni? Guadagniamo di più con le tasse che con il commercio. Quindi direi di aumentare la percentuale di guadagni con le tasse. Pam. Visto? Abbiamo aumentato di poco, però comunque abbiamo aumentato. Un cardinale non c'è più leale. Tanto, aumentiamo un po' la stabilità. E spezzettiamo tutto. E torniamo qua dietro. Così il nemico è costretto ad attaccarci, se no mi prendo tutto. E andiamo anche con il resto dell'esercito, più che altro quello di trasporto, a fare un po' di blocchi navali. Che a me va a fare blocchi navali, perché no? È così bello fare blocchi navali. Ok. Oh no, la Francia sta facendo un embargo a me. Non è tanto interessante, Francia. Tanto la Polonia come se la sta cavando? Ah, in Germania. Vediamo chi è che sta diventando il più potente. L'Austria no. Perché ha dovuto rilasciare l'Osterreich. Credo che la Bavaria possa essere la più potente. Ok, stanno tornando qui da noi. Possiamo fare nuove idee. Sì, educazione di qualità. Perché no?
Uomini, non ritiratevi, non ritiratevi, non ritiratevi, non ritiratevi. Ah, no. Allora, state qui, vai. Aia. Sti scozzesi sono tosti, eh. Ah, la compagnia coloniale è andata in bancarotta, quindi mi sa che dovrò pagare un po'. Frammentazione nazionale, sì. Paghiamo un po' per aumentare la centralizzazione statale. E abbiamo praticamente perso l'esercito su a nord. Non c'è male. Perché le nostre truppe fanno così schifo, cavolo? Ha avuto l'attraversamento del fiume. O ha un generale veramente potente? Sì, ha un generale veramente potente. Ah, gente. Sti scozzesi. Che idee hanno fatto loro? Ah, idee difensive. Ah, si spiega. Si spiega tutto ora. Capito. Aumentiamo la percentuale di settler, di coloni. Nelle mie colonie. Abbiamo anche aumentato le tasse perché abbiamo fatto la seconda idea. Di Etam Ordinance. Ok. Ah, un santo fa un miracolo e possiamo prendere uno di stabilità e me prendere anche un po' per il cattolicesimo desiderio di riforma. Va bene. Richiamiamo il diplomatico. E non possiamo annettere i vassalli mentre siamo in guerra. Dannazione. Tanto aspettiamo. Aspettiamo qui che non è che c'è tanto da fare. Prendiamo l'OTAN e poi dopo dobbiamo aspettare che arrivi il nemico. Ok. No, voi non diventerete mai i miei vassalli. Cavolo. No. Quindi devo prendere più territori possibili e lasciare la Scozia da sola. Ok, vogliono arrivare a Fif. Allora andiamo a Fif. Ah no. Dove volete andare? Decidete. Però questa dobbiamo vincerla come battaglia. Sì, la stiamo vincendo. Ok, abbiamo vinta. Ora inseguiamo le truppe in fuga e poi dopo assediamo tutto. Ok. Ora spezzettiamo e andiamo ad assediare tutto quello che non abbiamo assediato fino ad ora e vediamo di fare un 100% così possiamo prendere più territori possibili. Non mi importa tanto dell'espansione aggressiva perché intanto dovrebbe influire solo sulle isole britanniche, non sulla Francia. Se influisce sulla Francia devo controllare, però vediamo un po' come funziona. Assediamo, riprendiamoci anche Cambria. Facciamo un edificio per le tasse. Aumentiamo il massimo velocità. E ok. Qual era la mia missione? Costruire una grande flotta, già. Devo costruirla. Tanto devo pagare qualche prestito. Sì, devo pagarne un paio. Infatti dovrei guadagnare un po'. Mettiamo la manutenzione dell'esercito al minimo. Intanto non dovremmo più combattere nessuna battaglia. Così possiamo pagare poi dopo tutti i debiti. E costruire anche la nostra nuova flotta. Che le Highlands sono conquistate.
Le isole dell'Ovest sono conquistate e manca solo Fife. Ah già, non l'ho vista Fife. E Arbendin. L'Olanda chiede diritto di passaggio? Certo che sì, perché no? Tirolo ha dichiarato guerra all'Österreich per riconquista. E la Francia è occupata dallo Stato e la Chiesa. Cioè la provincia... La Provenza è occupata dallo Stato e la Chiesa. Stato e la Chiesa diventa potente. Oi! Stato e la Chiesa sei abbastanza coraggioso, sei in guerra contro tutti. Ah, conquista aragonese dell'Aragona. Ah, beh! Questa qua è una guerra mondiale. Da un lato ci sono Francia, Castiglia, Savoia. Savoia. Aquitania, Borgogna. Alta Borgogna, Brunswick, Leningrad contro Aragona, lo Stato della Chiesa. Coraggioso lo Stato della Chiesa. Cipro come se la sta cavando? Molto bene, vedo. Sì, Cipro sta andando molto bene. Forse è lo Stato che è emergente che se l'ha cavata meglio. Tanto i Timuridi sono assediati più o meno da tutti. Gli svedesi chiedono una pace bianca, io dico no. Zeloti tengristi. Timuridi non ce la fanno con i tengristi. Tengrismo credo che sia quella religione dei mongoli, se non erro. Ah, i guerrieri non leggono i libri, quindi... Ah, meno stabilità. Ok, abbiamo ottenuto un 100% e possiamo prendere quasi tutto. Io direi di prendere quasi tutto, però questo qua mi darà un 71%. No, 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 no. Non prendiamo tutto. Io direi che le Islands, le isole dell'Ovest possiamo lasciarle stare. Però prenderemo sempre un po' di malus. Però non importa, dai. Ma sì. Non faremo mai una coalizione. Ok. Ora facciamo tutti i core qui. E facciamo la nuova flotta. Anzi, prima dobbiamo pagare i debiti. Già che devo pagare i debiti. Via, che non voglio aumentare la mia inflazione. Ok, la Svezia ha fatto pace con la Norvegia. Oh, la Norvegia diventa bella grande, sembra un pene adesso. Basta che prende la Finlandia e completa tutto il lavoro. Anche la Danimarca, guarda, sembra un cancro che si estende in tutta la Russia. Cioè Russia, non so come si chiama questa regione qui. Kern, o patrioti. Ah, patrioti. Oh no, non sto pagando l'esercito, aspetta. Dai. Aia. Sì, siete in tanti che volete un po' di indipendenza. Ah, quanti ribelli. Ok, uno alla volta. Andiamo prima contro questi qua del Wessex. Nazionalisti scozzesi. Oddio. Ok, qui abbiamo vinto. Sì. Ora andiamo a nord. Ecco, non c'ho voglia di combattere però contro questi qui che sono asserragliati. Ehi, siete in troppi. Oddio. Sono in troppi. Facciamo più unità di fanteria allora. E dopo facciamo così, basta così. Tanto il limite è bello alto, possiamo puntare in alto, se vogliamo. Bene. Aspettiamo che arrivino i nuovi aiutanti nell'esercito.
Eccoli qui. Paesani altri. Dove? No, nelle paesani nelle isole, quanti li odio. I ribelli nelle isole sono i più odiosi di tutti, perché non riesce tanto a prenderli nelle isole. Stanno lì, fermi, non si fanno prendere. Che siamo in 25. Ce la potremmo fare. Almeno credo, non lo so. C'è un assalto. Ok, qui ce l'abbiamo fatta praticamente, sì. Aspettiamo un attimo. Leon. Zeloti cattolici. Intanto, quanto sta il desiderio di riforma? 98% vuol dire che tra poco ci sarà la riforma protestante. E non è tutto sto che. Soprattutto adesso che ho ribellioni un po' dappertutto. Ehi, tu vuoi conquistare con la forza il castello? Ti attacco adesso. Bravo. Che stupido, ha attaccato il castello mentre io lo stavo per attaccare. Perché se vuoi tu puoi attaccare manualmente, senza stare lì ad aspettare che l'assedio finisca. E solo che spesso te le prendi perché... A meno che sei proprio avanti che riesci a sviluppare i cannoni. Però spesso all'inizio, a meno che hai fatto una breccia nelle mura... Ok, le Fiandre sono entrate in coalizione contro di noi. Tanto andiamo nelle Azzorre, sbarchiamo, che oltretutto le Azzorre non hanno nemmeno un forte. Dobbiamo arrivare prima che le Azzorre vengano conquistate dai ribelli. Siamo arrivati. Ok. Boostiamo un po' la stabilità. Nazionalisti scozzesi però sono in tanti. Ah, sono tantissimi. Ok gente, credo che per questa puntata sia tutto. Votate, commentate. Ci sentiamo alla prossima gente, dal resto tutto. Ciao!